Ben ritrovati a Un mese in mezz'ora, una trasmissione di Franklin Templeton in collaborazione con WeWealth. Sembrava quasi iniziato con il piede giusto, ma questo 2023 si sta rivelando davvero ricco di imprevisti. C'è la costante dell'inflazione, c'è un rischio sempre più temuto di recessione, poi il crack di importanti banche nell'arco di pochi mesi, innescato dall'impennata dei tassi di interesse, crack che ovviamente ha contribuito a creare più timori sul sistema creditizio. Insomma, le incognite non mancano e continuano ovviamente a impensierire i mercati e investitori. Non abbiamo la sfera di cristallo, ma sicuramente analizzare attentamente cosa sta accadendo nei mercati, ma anche nell'ambito dell'economia reale, può aiutare a individuare strategie di investimento adatte a questo periodo. Quali sono quindi quelle che meritano di trovare spazio nei portafogli e quali sono le soluzioni che possono aiutare gli investitori a raggiungere quell'equilibrio virtuoso tra rischio e rendimento? Lo scopriamo in questa nuova puntata di Un mese in mezz'ora, come sempre insieme a Pierluigi Ansuinelli, portfolio manager di Franklin Templeton Investment Solutions, e insieme a Silvia Anselmi, ETF Sales Specialist per l'Italia di Franklin Templeton. Subito dopo, però, pochissimi secondi di sigla. A fra poco. Ben arrivato Pierluigi. Ben trovata Chiara, buongiorno. Grazie, buongiorno anche a te. Non possiamo che iniziare parlando di questo rialzo dei tassi di interesse da parte di Fed e BCE che continua ormai da un anno e che sta mettendo a dura prova l'economia di tanti paesi. Secondo te, come si evolverà la politica monetaria nella seconda parte dell'anno? Io partirei dai fatti, quindi il 4 maggio la BCE senza sorpresa ha aumentato di 25 punti base. Come al solito è importante vedere cosa ha detto e secondo noi anche cos'altro ha fatto rispetto all'aumento dei tassi. Al cosa ha detto sono fondamentalmente due cose. La prima, non è terminata la lotta all'inflazione e questo lascia presumere che faranno altri aumenti. Noi crediamo che almeno altri due aumenti di 25 punti base siano nelle carte. E questo per quale motivo? Perché se guardi l'inflazione, quella complessiva in Eurozona è scesa molto dal 10%, più del 10% di ottobre, ma è sempre vicino al 7%, quindi un livello abbastanza inaccettabile al momento. L'altra cosa importante, è la prima volta che la BCE lo dichiara, è che prende atto del fatto che l'economia necessariamente risentirà degli aumenti fatti fino adesso. Se ricordiamo, la BCE viene da prima di questo rialzo, ne aveva fatti già 6 consecutivi di 50 punti base o più. Quindi è un rialzo monster da un punto di vista storico ed è secondo noi impensabile l'idea che questo tipo di rialzi non impatti sull'economia. Quindi anche la BCE ne sta prendendo atto. C'è però una seconda parte della storia. Hanno annunciato delle variazioni in termini di bilancio della BCE, ossia il famoso quantitative tightening, quindi il QT. Allora, mentre il piano pandemico e il PPP rimane in piedi fino a dicembre 2024, forse oltre, da luglio non rinnoveranno più l'altro piano che era noto con la sigla APP. E inoltre, più o meno nello stesso periodo, inizierà a scadere il piano di finanziamenti che era noto con la sigla TLTRO. Allora, perché ti sto tagliando tutte queste sigle? Perché la Esatto, questo. somma tra luglio e dicembre 2024 è di 1,5 trilioni. Allora, a febbraio il capo economista della BCE ha detto che un importo pari a 1 trilione di riduzione del bilancio della BCE equivale a 100 punti base di rialzo, quindi un punto percentuale. Dove voglio arrivare? Anche se la Fed si ferma dopo altri due rialzi, in realtà queste manovre che ho appena accennato, equivarranno ad ulteriori rialzi. Quindi, in qualche modo, la politica monetaria è fatta di due, in qualche modo, leve di manovra, la parte tassi e la parte bilancio della BCE. Poi mi chiedevi anche della Federal Reserve. La Federal Reserve ha fatto 25 punti di base, anche in questo caso loro hanno cominciato prima, però lì è un po' più chiara la situazione, hanno aperto chiaramente la porta a una pausa. La pausa potrebbe cominciare ora o a giugno.
Qual è l'incertezza? È che di qui a giugno la Federal Reserve avrà altri dati sull'inflazione e sull'occupazione. Anche qui è importante capire cosa hanno detto. Hanno detto che anche in questo caso sostanzialmente quanto fatto avrà un impatto sull'economia, ma soprattutto sono piuttosto preoccupati su quanto sta accadendo per il mercato del credito, perché quell'evoluzione lì potrebbe rallentare l'economia e quindi fare un po' il lavoro che la Fed avrebbe dovuto fare. Mi aggancio perché vorrei parlare anche dell'economia reale, no? Alla luce della prima stagione degli utili di questo 2023 che ormai ha gli sgoccioli, quali conclusioni possiamo trarre in previsione delle prossime trimestrali? Il peso, l'effetto delle mosse delle banche arriverà dopo? Sì, arriverà dopo, però qualcosa si vede già. Allora, come dicevi, gli utili relativi al primo trimestre, la stagione è abbastanza avanzata, circa diciamo 60-70% a seconda del paese, però il messaggio è abbastanza chiaro. La crescita degli utili scende anno su anno, però se tu leggi la stampa specializzata viene vista come una notizia positiva, perché la decrescita è minore di quanto gli analisti si aspettavano. Questo è frutto di due elementi importanti. Il primo, l'asticella era stata abbassata, quindi se io abbasso le mie attese e il dato, seppur negativo, batte quell'attesa, non so se leggerlo in positivo o meno. Il secondo ragionamento è che nel primo trimestre le cose sono andate, da un punto di vista economico, un po' meglio di quanto inizialmente ci si aspettasse, quindi questo ha aiutato a tenere su i profitti. Però se guardiamo proprio i profitti, è lì la vera chiave per rispondere alla tua domanda. I profitti stanno scendendo da livelli molto molto alti, e questi livelli alti tengono sul mercato azionario, ma andando avanti ci sono due temi che li porteranno ancora più in basso. La domanda rallenta, perché la crescita economica è già in rallentamento, e quindi meno domanda vuol dire meno profitti. Il secondo tema sono i costi, soprattutto costi legati al personale e ai salari. Il mercato del lavoro, sia in Europa sia in America, è molto in buona salute. I salari crescono, ti do un numero, in America lo scorso anno sono saliti del 6%, è un numero molto alto perché la media decennale è del 2%, quindi sono cresciuti tre volte di più. E anche in Germania ci sono rivendicazioni che arrivano anche al 10% di aumento. Considerevole. Quindi questo costo o lo scarichi a valle sui consumatori, e lo stanno facendo ancora oggi, ma non potrai farlo per sempre, quindi a un certo punto dovrà ridurre i margini, e a quel punto anche l'economia e quindi anche il mercato azionario ne terrà conto e dovrà un po' rallentare. Chiaro. Cambiamo argomento perché c'è insomma una situazione che sta creando un po' di timori nel settore bancario. Questa prima parte dell'anno si è rivelata a dir poco turbolenta. Tre importanti banche sono entrate in crisi una dopo l'altra in rapida successione, e in tanti si sono chiesti che cosa stia succedendo al sistema bancario americano, più in generale al sistema bancario di tutti i paesi. Ne vedremo delle altre? Sì, credo di sì, però tieni presente che è un tema legato, come dicevi, a banche americane, sono banche piccole, banche regionali. Ed è importante tener conto del fatto che è un problema spesso di cattiva gestione, quindi è un problema localizzato alla banca specifica. Poi l'aumento dei tassi l'ha in qualche modo innescato, ma è cattiva gestione. Se mi sposto anche in America sulle banche più grandi, hanno le spalle più larghe, possono sopportare fasi di difficoltà. Se poi mi sposto alle banche europee, sono molto più regolamentate, quindi i fondamentali sono migliori. Quindi a noi quel tema lì preoccupa un po' meno rispetto a un altro tema che c'è dietro, ed è il tema di quanto le banche sono disposte a concedere credito. Allora, già prima di Silicon Valley Bank, i sondaggi dicevano che questa volontà di dare credito stava rallentando, ora molto di più. Se si diffonde questo pessimismo, anche ingiustificato, sulle banche, chiaramente questo fenomeno accelera e fa un po' quello che diceva Powell della Fed, ossia rallenta l'economia e fa il lavoro, oltre al lavoro che stanno facendo i tassi di interesse, chiaramente rallentano l'economia. Quindi il fatto che le banche stiano rallentando questa dinamica ti dice anche che le banche stesse vedono un rallentamento economico e quindi ci pensano un po' di più prima di dare credito, sapendo che davanti a noi c'è un periodo un po' difficile. Quindi ulteriori difficoltà per chi vuole investire, chi chiede finanziamenti, però d'altronde... Sì, un po' di pulizia, diciamo, no? Si dice, sai, quando scende il livello dell'acqua si vede chi ha il costume e chi non lo ha. In questo caso le società in generale meno efficienti chiaramente ne risentiranno. Sì.
selezione. Ma questa recessione è un rischio concreto o riusciremo a evitarla, considerato tutto quello di cui stiamo parlando? Allora, si dice che la recessione questa volta è il tema più telefonato degli ultimi anni, direi che sicuramente è il tema più dibattuto degli ultimi anni. E sai che in finanza, quando tutti parlano di una cosa, molto spesso quella cosa non succede perché è stata già scontata. In realtà non è proprio così, per due motivi. Il primo, se ne parlano tutti, ma la tempistica è veramente molto incerta. Mese prossimo, prossimo trimestre, fine anno, l'anno prossimo. Ma c'è una cosa ancora più interessante. Se anche non ci fosse la recessione, ma ci fosse un semplice, tra virgolette, rallentamento economico, anche il rallentamento porterebbe volatilità e porterebbe un po' di correzioni su alcuni investimenti più rischiosi. Però venendo alla tua domanda, noi la gestiamo a livello probabilistico. Quindi la probabilità di una recessione negli Stati Uniti l'abbiamo aumentata da 55 a 65%. Quindi ancora un livello da guardare, ma non tutto sommato preoccupante. La parte più importante di questa probabilità riguarda una recessione che noi chiamiamo normale, che per l'America vorrebbe dire prodotto interno lordo va in negativo per l'1%, però l'inflazione va al target della banca centrale, quindi alla fine negativo da un punto di vista economico, ma positivo da un punto di vista di inflazione. C'è una probabilità un po' più bassa che la recessione diventi pesante e quindi la decrescita sia doppia rispetto a quello che ho detto, a quel punto l'inflazione va addirittura sotto il livello. Però la probabilità per arrivare a 100 c'è un restante 35% e questo riguarda diversi fenomeni di atterraggio dell'economia, più o meno morbido, più o meno ritardato. Ti ho detto che se anche l'economia rallenta in recessione è comunque un po' un problema, ma a secondo di quanto questo rallentamento, questo atterraggio sarà morbido o meno, l'impatto sull'inflazione sarà più o meno evidente, quindi minore rallentamento, più lentamente scende l'inflazione. E quindi recuperiamo il tema delle banche centrali, perché se l'inflazione si ferma e non scende più, chiaramente devono reintervenire nuovamente. Vedremo. Prima di salutarci, come al solito, vorremmo qualche consiglio su appunto come adattare il portafoglio ai diversi contesti che abbiamo descritto, che potrebbero prospettarsi. Quali sono le possibili soluzioni per proteggersi in momenti così incerti? Ti dico quello che stiamo facendo sui portafogli, quindi senza andare troppo lontano. Allora, diciamo ci sono due grandi filoni di azione. Il primo, devi decidere dove preferisci investire. Il secondo filone è come pensi di mettere in atto questi investimenti. Allora, sul primo filone preferiamo le aree o i paesi che hanno una crescita che non rallenta o che addirittura potrebbe accelerare. E questo tema ci porta a preferire, diciamo, East versus West, ossia a guardare con più benevolenza la parte Cina, Giappone, la parte Asia in generale, sia per la riapertura cinese, sia perché il Giappone potrebbe sorprendere, ma sia perché l'interscambio nella regione asiatica è un qualcosa che gli consente di trasmettersi in qualche modo la crescita. L'altro tema, preferiamo quelle aree dove l'inflazione non è un problema e quindi le banche centrali sono un po' più rilassate. Ancora una volta l'attenzione va a Cina, Giappone e alcuni paesi asiatici. Come lo finanziamo questa preferenza? Riducendo chiaramente Stati Uniti, riducendo Europa. Come lo facciamo? Il livello deve essere dinamico, il livello di attività sul portafoglio, quindi devi decidere piuttosto dinamicamente quanto vuoi avere in liquidità, quanto in azioni, quanto in obbligazioni. E poi scendendo al secondo livello, quanto vuoi a livello settoriale o a livello di singolo stile di gestione. Come che strumenti utilizzi? Allora noi in Franklin Templeton utilizziamo gli strumenti attivi, quindi i fondi, e se ti ricordi, diciamo già in passato, la gestione attiva in fondo funziona in questo modo: il gestore lavora con dei fondamentali, guarda il bilancio, se compra un'azienda X, quell'azienda non ti pagherà il giorno dopo, ti pagherà con un orizzonte temporale di qualche settimana o di qualche mese, quindi devi lasciare al gestore il tempo di lavorare. Per questo noi affianchiamo al fondo attivo lo strumento passivo, quindi l'ETF. L'ETF non disturba il lavoro del gestore perché replica un mercato, replica un indice e tra l'altro è molto efficiente. E ultimamente c'è un terzo strumento che a noi piace molto perché unisce i benefici di entrambe le cose che ho detto, e sono gli ETF attivi. Quindi c'è la componente attiva, c'è la componente basso costo, c'è la componente trasparenza e c'è il beneficio di poter muovere questa parte del portafoglio rapidamente in modo molto efficace e molto efficiente.
Quindi coniugare la gestione attiva con le peculiarità di questo di un ETF strumento. Passivo, corretto. Ma non sveliamo altro, perché proprio degli ETF a gestione attiva parleremo nella seconda parte della puntata. Quindi grazie Pierluigi come sempre grazie per le ottime informazioni e chiarimenti che ci hai dato. Grazie a te. Ci vediamo fra pochissimo. Ben ritrovati a Un mese e mezz'ora, iniziamo la seconda parte della puntata con una nuova ospite, ben arrivata Silvia Anselmi, ETF Sales Specialist per l'Italia di Franklin Templeton. Grazie Chiara. Silvia, abbiamo chiuso la prima parte della puntata insieme a Pierluigi anticipando le opportunità di investimento offerte da un particolare strumento, quello degli ETF obbligazionari a gestione attiva, le cui performance, come abbiamo detto, potrebbe essere favorita dalle difficili condizioni di mercato. Prima di addentrarci nel mondo degli ETF attivi, quindi soffermarci sul ruolo che possono avere in portafoglio, vorrei sfatare insieme a te alcuni miti, perché diciamo c'è chi sostiene che la gestione attiva non si concilia con gli ETF che per definizione sono passivi. Puoi spiegarci perché non è proprio così? Assolutamente Chiara. Pensare che l'ETF sia un veicolo di investimento puramente a gestione passiva è errato. In realtà si tratta di un prodotto di investimento che evolve con quelle che sono le esigenze degli investitori, che sono, come puoi immaginare, in continuo mutamento. E questo si trasformano assolutamente, anche in base al contesto di mercato. E questo in realtà è anche un qualcosa che asseconda la visione di molti investitori, secondo la quale l'esposizione ai mercati finanziari vada modulata in base a quelli che sono gli obiettivi di investimento, ma anche le caratteristiche del quindi che debba essere seguita con attenzione. Assolutamente. Ok. E se pensiamo ad un altro tipo, un altro esempio di evoluzione del mercato degli ETF, mi viene in mente per esempio quello degli ETF Smart Vita, che hanno avuto più successo per esempio nel mercato azionario piuttosto che in quello obbligazionario. Perché? Perché è più difficile andare ad impacchettare in un indice quantitativo tutti quelli che sono gli elementi di valutazione di tipo bottom up e top down per andare a costruire un mercato e un portafoglio tipico di un mercato obbligazionario. Ma tornando all'ETF attivo, cos'è un ETF attivo? Diamo una definizione. È un veicolo di investimento che coniuga la presenza e il valore aggiunto di un gestore appunto attivo e anche di risk management attivo, quindi un gestore che può andare anche a modulare l'esposizione all'interno del portafoglio in base a quelli che sono i cambiamenti repentini che si avvertono poi per esempio sul mercato. Ma coniuga queste caratteristiche che sono tipiche anche di un fondo comune di investimento con delle caratteristiche tipiche appunto del veicolo ETF. Quindi penso alla flessibilità, all'economicità, penso alla trasparenza, all'efficienza dei costi e soprattutto alla liquidità intragiornaliera. Se volessimo guardare un po' ai numeri, un qualcosa di concreto, anche per avere un po' un'idea di quanto effettivamente il segmento degli ETF attivi sia ancora un qualcosa di nicchia, sì. Se proviamo a guardare a livello di dato globale, le masse investite ad oggi in ETF a gestione attiva rappresentano a livello globale circa il 10% delle masse globalmente investite negli ETF. Ovviamente è un veicolo di investimento che ha avuto una maggiore proliferazione negli Stati Uniti. Perché? Perché lì c'è una normativa che consente di quotare degli ETF attivi che non siano pienamente trasparenti, quindi che siano semi-trasparenti o non del tutto trasparenti, cosa che ovviamente in Europa non è così. Se guardiamo al mercato europeo, le masse investite in ETF attivi rappresentano meno del 2% delle masse in Europa investite in ETF e questo significa che esatto, queste percentuali che cosa ci fanno capire che è un qualcosa ancora di nicchia, no? Un segmento ancora di nicchia che proprio per questo motivo secondo noi ha ampie possibilità e ampie aspirazioni di crescere. Se guardiamo al mercato italiano per esempio, possiamo notare come in Italia sono investiti circa 3,7 miliardi di euro in ETF attivi e ci sono
sono quotati su Borsa Italiana 76 strumenti. Quindi questo ci dà un'idea di quanto effettivamente sia ancora piccolo questo segmento, ma in continua espansione e con ampie possibilità di crescita. Motivo per cui anche noi in Franklin Templeton stiamo valutando come espandere la nostra gamma di ETF attivi di natura obbligazionaria, proprio per fornire ai nostri clienti un toolkit completo di strumenti a gestione attiva per navigare anche quello che è il contesto particolarmente complicato dei mercati quest'oggi. Prima di parlare della vostra gamma, Silvia, se volessimo sintetizzare quali sono i vantaggi rispetto al classico investimento in un fondo tradizionale? Allora sì, tipicamente me ne vengono in mente tre, quindi tipicamente dicevamo sicuramente come, così come per i fondi comuni di investimento, un ETF ha la presenza di un gestore che può andare a regolare l'esposizione sul portafoglio in base a quelli che sono i cambiamenti di mercato, il che significa che nel nostro caso, visto che noi offriamo soluzioni di ETF attivi di natura obbligazionaria, nel nostro caso c'è il gestore che appunto attivamente può andare a scegliere come gestire in maniera dinamica la duration in base a quelle che sono le aspettative di cambio dei tassi di interesse, può andare a decidere come esporsi e su quali obbligazioni di natura sia societaria che governativa scegliere, andare a scegliere gli emittenti più solidi, non soltanto dal punto di vista economico-finanziario, ma anche per esempio dal profilo ESG. Certo, quindi la componente umana, diciamo, può intervenire. Assolutamente, facendo leva sempre sulla ricerca interna, che rimane fondamentale in un prodotto a gestione attiva. Certo. Ma se tu mi chiedi i vantaggi di un ETF attivo rispetto ad un fondo comune di investimento, mi viene in mente sicuramente la liquidità intragiornaliera. Quindi l'ETF è un prodotto che consente di ridurre al minimo il tempo che intercorre tra il prendere una decisione di investimento e eseguirla, perché ti dà la possibilità di esporti sul mercato in maniera, su quella determinata asset class, area geografica, in maniera veramente rapida e immediata. Poi mi viene in mente sicuramente la trasparenza. Gli ETF attivi anche danno la possibilità di avere piena visibilità delle holding all'interno del portafoglio. Significa che tu puoi andare tranquillamente sul nostro sito e scaricarti le holding e vedere se un determinato titolo è presente nel portafoglio, se una determinata obbligazione è presente nel portafoglio e se c'è, con quale peso è rappresentata. Proprio in termini di trasparenza mi viene in mente che recentemente negli Stati Uniti ci sono state un po' di turbolenze per alcuni istituti finanziari, alcuni istituti bancari, e quindi molto spesso i clienti ci chiedevano evidenza di quelli che erano le holding all'interno del portafoglio per cercare di capire se l'ETF che loro avevano in portafoglio fosse in qualche modo esposto alle obbligazioni emesse da quegli istituti finanziari. E lì la risposta era semplicissima, perché si poteva andare tranquillamente sul nostro sito, scaricare le holding e averne piena visibilità. E come terzo e ultimo vantaggio che ti citerei è sicuramente quello dell'efficienza dei costi, perché stiamo parlando di prodotti finanziari che, nonostante siano a gestione attiva, hanno dei TER, quindi dei coefficienti di spesa complessiva molto molto competitivi. Quindi sicuramente l'efficienza dei costi è un vantaggio da nominare, costi che restano comunque indipendenti da quelle che sono le scelte all'interno del portafoglio che possono fare magari altri investitori. Diciamo che i vantaggi non mancano. E questo strumento può essere visto anche come strumento core dei portafogli degli investitori? Assolutamente sì, può essere utilizzato all'interno di un portafoglio per un'allocazione core, ma tipicamente l'allocazione core è un qualcosa che viene inteso come allocazione di lungo periodo, quindi un qualcosa di stabile, di lungo periodo, e quindi immagina che se si riesce ad effettuare un'allocazione di questo tipo con un prodotto che ha un costo complessivo e contenuto comunque vantaggioso, a lungo termine puoi capire bene come effettivamente si genera un beneficio effettivamente tangibile. Ma quello che mi preme sottolineare, Chiara, è che questi ETF a gestione attiva possono essere utilizzati anche come un'allocazione tattica, quindi un'allocazione satellite all'interno di un portafoglio, quindi non soltanto core, proprio perché uno dei vantaggi, come dicevamo prima, di questi prodotti è la rapidità con cui ti consentono di prendere esposizione su una determinata asset class, su un determinato mercato. Silvia, un po' ne hai parlato, vorrei
vorrei sapere qualcosa di più anche su chi c'è dietro la gestione di questi strumenti. Come sappiamo, affidarsi a team specializzati nei mercati dei capitali è tra i pilastri di un buon investimento. Ci puoi raccontare quali sono i punti di forza di coloro che animano questa gestione attiva? Allora, sì, me ne vengono in mente sicuramente tre che te ne vorrei citare. Ti direi sicuramente la presenza di un team di ricerca globale che quindi è sparso in tutto il mondo, in tutti i nostri uffici globali, che quindi ha una presenza locale su determinati mercati che va poi a studiare effettivamente con una vicinanza anche proprio geografica, se vuoi. Poi mi viene in mente ovviamente gli oltre 75 anni di esperienza nella gestione degli investimenti di cui gode Franklin Templeton e anche la presenza di un team ESG che è completamente integrato all'interno del nostro processo di investimento. Quindi pensa Chiara che il nostro team di fixed income europeo che poi gestisce le nostre soluzioni obbligazionarie in ETF attivi è guidato da David Zan. David Zan, oltre ad essere il responsabile di questo team, è anche il responsabile della sostenibilità in Europa ed è un gestore che vanta oltre 29 anni di esperienza nella gestione degli investimenti ed è in Franklin Templeton da circa 16 anni, quindi comunque una figura di rilievo per la società. Quando ti parlavo di team ESG completamente integrato all'interno del processo di investimento, provo a spiegarti meglio di cosa intendo. Sì, beh, sicuramente saranno esperti dei temi di sostenibilità che in questo momento... Assolutamente, ma la particolarità è che questo team di 6 analisti ESG che sono all'interno del nostro appunto team di fixed income europeo consentono anche di avere un'ampia osservazione su varie categorie di caratteristiche degli emittenti su cui poi decidiamo di esporci, il che significa che il gestore, il team di gestione dei nostri ETF non soltanto si basa su di un punteggio quantitativo legato alla solidità economico-finanziaria dell'emittente su cui poi decide se esporsi o meno, ma integra anche una serie di valutazioni più, se vuoi, qualitative che fuoriescono appunto da questo team di analisti ESG, il tutto integrato anche con un'attività di engagement, sia con emittenti di natura corporate, quindi di natura societaria, ma facciamo attività di engagement anche con gli emittenti governativi che molto spesso arrivano da noi per chiederci anche come strutturare determinate emissioni obbligazionarie per far sì che siano effettivamente considerate sostenibili e che possano attrarre maggiore attenzione da parte appunto degli investitori. Quindi anche un impegno, un supporto concreto, diciamo. E, Silvia, prima di salutarci arriviamo alle vostre soluzioni. Quali sono quelle che possono essere d'aiuto per gli investitori per difendere i loro portafogli dalla volatilità, ma allo stesso tempo renderli anche robusti e gratificanti a livello di performance, ma anche appunto, come dicevi, di sostenibilità? Allora sì, Chiara, ti parlerei sicuramente delle nostre due nostre proposte di ETF attivi, come ti dicevo, di natura obbligazionaria. Perché? Perché sicuramente il mercato obbligazionario con l'aumento dei tassi di interesse è tornato, se vuoi, anche a svolgere quello che era il ruolo di diversificatore all'interno di un portafoglio e anche a generare dei rendimenti che tornano ad essere interessanti per gli investitori. La prima soluzione a gestione attiva di cui ti parlerei quest'oggi è il nostro Franklin Euro Green Bond ETF. Si tratta di un ETF, è il primo ETF a gestione attiva lanciato su questo tipo di asset class, ad oggi caratterizzato da un articolo 9 ai sensi dell'SFDR ed è, come dicevo, un ETF a gestione attiva che sta attirando molto interesse da parte degli investitori anche perché qualche mese fa la Banca Centrale Europea ha dichiarato che a partire dall'ottobre 2022 avrebbe reinvestito tutte le holding corporate che aveva in portafoglio e che andavano a scadenza, le avrebbe reinvestite con un'attenzione al punteggio climatico, il che significa che le avrebbe reinvestite con un'attenzione sicuramente a questo tipo di asset class. Quindi c'è anche la BCE che ha acceso un faro su questo tipo di asset class e quindi vuol dire che nei prossimi mesi potremo avere sul mercato anche un compratore di prima istanza che è appunto la Banca Centrale Europea.
Come ti dicevo, questo ETF investe non soltanto in titoli con la certificazione Green Bond, quindi che hanno l'etichetta di Green Bond, ma può investire fino ad un massimo del 25% in titoli, in obbligazioni che sono comunque allineate ad un futuro a basse emissioni di carbonio. Ed è proprio qui che la gestione attiva fa la differenza, soprattutto per evitare il rischio di greenwashing. Si tratta di un ETF che, seppur nel 2022, ovviamente il 2022 è stato un anno orribile se vuoi per il mercato obbligazionario, ma lì si è visto veramente la differenza di avere una gestione attiva, perché nel 2022 per esempio è stato in grado questo ETF, il gestore, di generare un extra rendimento di circa il 2,5% rispetto a quello che era il benchmark di riferimento. Quindi qui effettivamente la gestione attiva fa la differenza non soltanto per evitare il rischio di greenwashing, ma proprio anche in termini di performance. E la seconda soluzione di cui ti vorrei parlare è un ETF monetario, quindi il nostro Franklin Euro Short Maturity ETF. Qui passiamo al mercato monetario, quindi alla parte a breve termine della curva europea obbligazionaria. Mercato monetario che negli ultimi anni ci ha sempre abituato a dei rendimenti negativi, ma che ultimamente ovviamente poi con l'aumento dei tassi ci ha abituato ad un impatto negativo sui prezzi delle obbligazioni proprio per l'aumento dei tassi di interesse. Proprio quindi in questo tipo di segmento della curva obbligazionaria, esporsi con un ETF per esempio passivo comprando semplicemente il mercato ha voluto dire per alcuni investitori nel biennio 2019-2021 subire dei rendimenti negativi, ma nell'anno scorso ha voluto dire subire un impatto negativo sui prezzi delle obbligazioni, e quindi anche in questo caso è importante affidarsi alla gestione attiva, quindi ad un prodotto come quello che offriamo noi, che tra l'altro è anche un prodotto attento alla sostenibilità, perché anche in questo caso è classificato come articolo 8 ai sensi delle SFDR. È un prodotto che investe in titoli sia di natura societaria, di elevata qualità, ma anche di natura governativa, con una bassa duration ovviamente, dove opportunamente il gestore può andare a gestire la duration in maniera dinamica, proprio rispondendo a quelli che sono i cambiamenti dei tassi di interesse e le sue aspettative di modifica delle politiche monetarie. Insomma, diciamo che questa gestione attiva consente di avere potenziali opportunità positive per chi decide di sceglierla, sempre nel mondo, nell'universo degli strumenti dell'ETF. Assolutamente sì. Grazie Silvia, grazie per a te, questa Chiara. Ampia panoramica sul mondo obbligazionario degli ETF a gestione attiva, tutto molto chiaro. Ovviamente grazie anche a voi che ci avete seguito, io vi do appuntamento il prossimo mese con una nuova puntata di Un Mese in Mezz'ora. Arrivederci!